La variazione riguardante il cimitero riguarda un lavoro di mappatura e successivo censimento dei loculi presenti nel cimitero comunale di Procida. È un'attività che deve essere propedeutica anche alle successive modifiche che verranno effettuate l'anno prossimo, relative sia ai regolamenti del piano regolatore cimiteriale sia del regolamento della polizia mortuaria, che sono un po' diciamo vecchi da questo punto di vista, quindi vanno aggiornati e ammodernati. Però per poter far questo abbiamo bisogno appunto di una mappatura del cimitero, ma soprattutto di un censimento. Il lavoro che verrà effettuato sarà un lavoro ovviamente di mappatura sia cartacea che digitale, così da poter permettere poi nelle successive modifiche, nei successivi interventi diciamo di spostamento, di concessioni varie, diciamo le varie attività che si svolgono inerenti ai singoli loculi cimiteriali, di avere immediato l'aggiornamento, avendo appunto i file anche in versione digitale. Purtroppo la mappatura è un po' vecchia, era un lavoro che andava fatto da tempo, fortunatamente scadendo anche le tempistiche che nei regolamenti sono previsti, diciamo perché una modifica anche del piano regolatore cimiteriale aveva bisogno di un tempo di 20 anni, o comunque nel caso in cui ci fossero delle esigenze, diciamo è il lavoro propedeutico. Di conseguenza poi con calma l'anno prossimo avvieremo le singole commissioni relative a entrambi i regolamenti, che andranno modificati, appunto aggiornati, per poi arrivare, sperando appunto con una sistemazione generale dell'intero cimitero da questo punto di vista, quindi sia a livello di mappatura sia a livello di concessioni cimiteriali, quindi con un vero e proprio censimento singolo dei vari spazi, delle varie concessioni, sia con le modifiche dei due regolamenti importanti del cimitero, possiamo poi progettare anche eventuali e soprattutto costruzione di eventuali nuovi loculi, perché la richiesta dei cittadini è abbastanza importante, è evidente, soprattutto perché poi nel corso del tempo è anche cambiata l'esigenza, nel senso un tempo servivano più spazi per le inumazioni a terra, nel corso del tempo, diciamo soprattutto degli ultimi anni, si è accelerata la pratica anche della cremazione, che quindi diciamo predispone appunto una richiesta maggiore di queste strutture. Quindi speriamo di arrivare nei tempi, diciamo, di lavorare appunto su questa mappatura. Siamo prossimi anche all'affidamento di questo lavoro, siamo in collaborazione, diciamo, l'ufficio della quinta sezione con l'architetto Caterina Castagna, che è stata nominata RUP proprio per seguire questo procedimento. A breve, diciamo, avvieremo proprio la prima parte di ricezione dei dati, quindi poi della messa su carta e messa digitale, per poi ovviamente avviare un lungo periodo relativo al censimento.